Quest'anno siamo ritornati al tradizionale appuntamento della Fiera di San Martino, che si svolgerà dal 14 al 20 novembre, col contributo e la partecipazione di Coldiretti, dell'associazione Proloco Allodieri e altre associazioni cuarnetesi. Siamo arrivati a riproporre la Fiera di San Martino, come gli antichi splendori. Siamo arrivati a portare la novità in più già dell'anno scorso, che era Grisulandia, diventa pompiere per un giorno, che si svolgerà in Piazza Martiri. La fiera sarà dislocata tra Piazza Martiri della Libertà e Piazza Morgando. Avremo diverse iniziative. L'iniziativa più sorprendente di quest'anno è la transumanza per le vie cittadine, che si svolgerà a carico dell'allevatore del territorio Luca Martin Canavesio. Avremo dei giochi creati dall'associazione che si snoderanno tra Piazza Martiri e Piazza Morgando. Abbiamo un'iniziativa che si svolge tutti gli anni, che è la benedizione degli animali. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere una parte in più con la mia collaboratrice Elisabetta. Abbiamo lavorato sui mezzi agricoli e sui produttori, i banchi dei produttori, che sono quello che ci permette di vivere quotidianamente, ma per tutti. Allora abbiamo pensato bene di portare questa novità, e invito tutti i possessori di mezzi agricoli di presentarsi in piazza entro le ore 12. Arrivati, come diceva giustamente lui, alla quinta edizione di questa iniziativa della Fiera di San Martino, sono molto contenta quest'anno di farne parte, sono contenta che Mauro mi abbia integrata in toto dentro questa iniziativa, perché secondo me è molto importante per la nostra tradizione, per il mantenimento della nostra tradizione, per quello che siamo e per quello senza il quale non saremo. Difatti qui abbiamo un ragazzo molto giovane, Martin, che è un allevatore, e come già detto in precedenza mi fa molto piacere che ci siano persone giovani appassionate che mettono tutte le loro capacità e il loro tempo a disposizione di questi mestieri che non devono andare persi. Anche quest'anno, come gli altri anni, siamo riusciti a riportare le mucche in piazza, che a noi allevatori fa molto piacere. Ringrazio il comune di Castellamonte, ringrazio Mauro e Elisabetta che ci hanno aiutato, ci hanno permesso di portare queste mucche in piazza. Poi quest'anno ci sarà un evento nuovo, ci sarà la transumanza per le vie del paese, che partirà alle 9 di mattina in località Bandone. Veremo su in via Torino, entreremo in piazza, faremo un giro e andiamo fino al monumento, torneremo indietro e torniamo in piazza. Niente, voglio ringraziare tutti loro, poi voglio fare anche un ringraziamento a chi ci aiuta a preparare per questa fiera, a Renato Polla Pollin, il figlio Diego Polla Pollin, e un nostro amico Simone Macri, che ci aiutano a preparare per la fiera. Si alzano alle 4 di mattina per preparare tutto il posto degli animali e tutto.